Buongiorno a tutti. Oggi vi parlo del film che ho visto in anteprima 2 giorni fa, che visto che voi lo vedete oggi 21, io l'ho visto il 19. Bugiardo seriale. Bugiardo seriale è il film che tratta di un film francese. Diciamo innanzitutto che film è. Una commedia francese che tratta di questo uomo che dice sempre bugie, bugie a tutti quanti, sul lavoro, ai genitori, al fratello, ma non solo a loro, dice anche bugie sul fratello, si inventa robe, si inventa cose sui genitori, sui vicini di casa, per fare colpo, bella figura, alla fine i genitori glielo fanno anche notare che non fa bella figura a fare queste cose qui. E sul lavoro un po' lo sanno che è un po' bugiardo, no? Però arriva un giorno che tutte queste bugie prendono vita, diventano reali. Tutto ciò che lui ha detto di falso diventa vero. Gli accade durante il film. E lui ne deve uscire da questo loop. E ne uscirà tramite delle peripezie, riuscirà a uscirne. Ne subirà tantissime. Vi consiglio di vederlo perché un'ora e mezza passa, non è proprio un film eccellente, non è proprio stile comicissimo francese come quelli sempre un po' trash, ma non troppo trash da ridere come il genere francese a cui siamo abituati. Sicuramente passa più di Barbie il tempo, è più bello della Barbie. Barbie non ve lo consiglio, piccolo spoiler. E ve lo consiglio, esce mi sembra il 30 agosto il film, una cosa del genere, 20-30 agosto. Bugiardo seriale, in francese menteur, le menteur. Se l'ho andato a vedere, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto. A me tutto sommato è piaciuto, quindi ve lo consiglio. Pollice in su, su una scala da 10 gli do 7. Ciao, con questo è tutto. Ricordatevi di mettere like, condividere il video con altri amici che vorrebbero vedere questo film e iscrivetevi al canale perché non c'è motivo per non iscriversi. E per seguirmi in altre recensioni, oltretutto. Ciao a tutti.